Noi siamo all'incrocio fra il cardine unico e il decumano centrale. A questo incrocio Guido Achille Mansuelli rinvenne sepolto questo cippo che contiene una croce. Non si vede bene adesso, neanche di giorno si vede bene, però contiene incisa una croce. Poteva essere un ciottolo di fiume, come tanti ce n'è nel sottosuolo, ma il fatto di trovarlo esattamente al centro delle due grandi strade, al centro della città, al centro geometrico della città, con questa croce, era rivelatore di un'intenzione che Mansuelli considerò rituale. Oggi, secondo queste teorie, questo centro ha un significato ulteriore. Questo sarebbe, rispetto a quello che vi ho detto, il centro ove passano quelle due diagonali. Se ci mettiamo qui capiamo meglio, perché una diagonale è quella che collega la levata del sole al solstizio d'estate. Il sole sorge in quella direzione. Dalle misurazioni che abbiamo fatto il sole dovrebbe sorgere, vedete dove c'è quel gradino? C'è quella montagna che a un certo punto ha quel gradino? Sì. Ecco, circa in quella posizione lì. Al solstizio d'inverno sorge qui. In questa direzione. All'opposto di dove sorge al solstizio d'estate dovrebbe esserci il tramonto al solstizio d'inverno. Non fate l'errore di pensare che il sole sorga là e tramonti là nello stesso giorno. Il sole si muove sempre su piani che sono perpendicolari all'asse del mondo. Quindi immaginate l'asse del mondo simbolicamente proprio definito dal cardine. Il sole si muove sempre su piani paralleli, quindi se sorge là al solstizio d'inverno tramonta là al solstizio d'inverno, se sorge là al solstizio d'estate tramonta là al solstizio d'estate. È per questo che il suo percorso è così ampio in cielo e abbiamo tante ore di luce. Ci mette molto di più da là a fare tutto il giro andare là che da qua a fare il giro andare lì. Detta, scusate, in maniera povera. Però per intendere, quindi il sole si muove su questi piani che sono paralleli fra di loro, che sono sempre perpendicolari all'asse del mondo e che sono inclinati verso sud a seconda della latitudine. Ok? Quindi il sole sta sempre a sud perché il piano è inclinato verso sud. Questa figura ha come centro proprio questo decussis. Noi abbiamo verificato che la prima diagonale è stata tracciata in un luogo elevato, come peraltro dicono le fonti. Il luogo elevato è l'arce, e cioè 15 metri più alto è dove vi è l'area degli altari e dei templi.
da quel punto che dove c'era l'auguraculum, cioè il luogo proprio dove avveniva la prima auguratio, era il luogo iniziale della fondazione, da lì si osservava la levata del sole, il solstizio d'inverno, e con delle mire e dei traguardi si disegnava questa diagonale. Stabilita questa diagonale, si stabiliva l'estremità della diagonale, in questo caso è stata stabilita in rapporto alla disponibilità del pianoro, evidentemente, e preso un confine in quella direzione, si prese la metà di questa diagonale e si individuò questo punto. Dalla prima sede sacrale, che era quella auguratoriale in alto, era poi necessario spostarsi su questa. Perché? Perché per riuscire a fare tutto nello stesso giorno, perché la domanda che vi vedo negli occhi è: ma questi al solstizio d'inverno prendono sta diagonale, lo vedo, non ve la vedo, però la domanda è: ma prendono la diagonale al solstizio d'inverno, però quella al solstizio d'estate devono aspettare 6 mesi. No, se si trasla la sede sacrale dal primo punto di osservazione a quello che è il centro geometrico, che sarà il centro geometrico della città, basta aspettare il tramonto del sole al solstizio d'inverno, e quel punto altro non è che la altra diagonale che ha all'opposto la levata al solstizio d'estate. Quindi in un giorno si possono rilevare entrambe le diagonali. Il problema qual è? È che queste due diagonali hanno un uguale angolo rispetto all'asse del mondo se siamo in un orizzonte piatto. Ma quando sorge il solstizio d'inverno là, non è proprio piatto, ha un ritardo di 12 gradi di azimuth rispetto alla levata reale, perché il monte è molto alto. E quando invece io rilevo il tramonto là, che mi dovrebbe dare l'altra diagonale, essendo in una posizione prospettica che mi fa vedere il rilievo montuoso più da lontano, è molto più basso e quindi ho meno ritardo, quindi ho un anticipo. Questo ha determinato una diversità di angolo delle due diagonali, che è l'errore che si verifica soltanto in questo luogo, perché già se noi facessimo l'osservazione 100 metri più in là cambia tutto in termini di angoli. È saltata fuori una città sia ad assi ortogonali ma con una grave asimmetria. Il braccio che da questo centro, questo braccio nord del cardine, è molto diverso dal braccio sud. Non è venuto cioè il centro geometrico della figura qui. La figura ha un disassamento che non capivamo nella regolarità generale di una città ad assi ortogonali, non capivamo come mai ci fosse questa discrepanza. Si è capito proprio rilevando il templum solare del luogo da questo preciso luogo. È saltata fuori una figura che poteva generare solo quella forma urbis. So se per loro l'augurium di questa città era anche il modo per sviluppare una liturgia periodica che doveva indicare la nascita della città. Cioè, in sostanza, guardate, loro non erano molto... Noi non siamo per niente lontani da questa concezione. Noi siamo abituati, quando è il nostro compleanno, a farci gli auguri. Per avere un'idea più trasversale e quindi astrarci un attimo e non considerarli una banalità, fatevi gli auguri la prossima volta, non gli auguri, gli auguri. Auguri, tanti auguri, perché augure, augurium, è fare gli auguri nostri. Per cui noi quando è che ci facciamo gli auguri? Ce li facciamo ogni anno, ma per poterci fare gli auguri dobbiamo sapere quando il nostro amico o parente è nato. Per avere questo abbiamo bisogno di un calendario. Qual è il miglior modo che fondare la città lungo la diagonale del solstizio d'inverno? Costruire un altare sulla stessa diagonale. Ogni anno il sacerdote poteva verificare periodicamente se quell'allineamento veniva rispettato e stabilire esattamente il giorno degli auguri della città, perché diventava il disegno stesso della città il suo calendario. Se così fosse, non potevano ragionare in termini analitici. Loro volevano proprio questa figura da questo luogo di osservazione. Non avevano un'idea
analitica del problema, né gli interessava che la città fosse ben augurata qui, e quindi quella variazione che era il suo orizzonte era parte della figura. Tanto che si parla di rito augurale, che sarebbe quello avvenuto dall'osservazione iniziale della diagonale solstiziale, e nello spostamento invece della sede sacrale da là al centro per vedere l'altra diagonale si parla di rito inaugurale, così come noi auguriamo tutti gli anni ma inauguriamo una sola volta, loro augurarono la prima volta, costruirono altari per poter continuare a augurare, ma inaugurarono una sola volta, per cui misero questo cippo e poi lo obliterarono. L'inaugurazione si fa una sola volta. So se... Un'altra cosa che ci fa parlare, che ci fa capire come questo sistema può essere una teoria che unisce tanti punti, ci fa capire e spiega tanti punti, è che data questa concezione che vi ho detto, unione dei tre mondi, è evidente che nell'area sacra dovevano esserci, come ci sono, tre strutture sacrali che sono di appartengono a una liturgia che è attenta a svolgere riti, uno per ogni livello. E infatti ci sono tre altari, vedremo, no? Ci andiamo, vero? Se ce la fate, ragazzi, però no, io no, vi vedo tosti, no, vi vedo! No, no, è tosti, però l'aspettiamo. Però posso dire, ma era previsto un giro di unicum, una grappa, qualcosa... Ma bello che mi ascolta Paola, no, però dai, voglio dire, dobbiamo aspettare la... quella che viene fuori il sole, cioè abbiamo il concerto, no? Allora, ecco, ecco, stavo arrivando, quando è il momento, stavo arrivando, ecco, stavo arrivando, che arriva anche il nostro stavo arrivando. Allora, tenete conto di questo, noi vedremo, delle strutture che fanno parte di un apparato liturgico basate sul ternario, perché se tre erano i mondi e i tre mondi devono essere uniti, tre strutture devono essere destinati, una per ogni livello cosmico. Ora tenete conto che i livelli cosmici, come vi ho detto, sono la parte aerea, la terra e la parte infera. Nel modello cosmogonico generale, per come ce l'hanno tramandato in maniera più razionale i greci, gli antichi pensavano, cosmogonia si intende origine, no? Del cosmo, nascita del cosmo, in questa cosmogonia il tutto era nato da un punto. I greci parlano di motore immobile, fuoco primordiale, i pitagorici gli assegnavano il numero uno, no? È l'unità che niente è, ma che è potenza del tutto, perché dall'unità si genera il tutto. Da quel punto pensavano i greci si fosse generato il tutto, attraverso la transizione al 2, che veniva spesso associata alla rotazione, che è quella legge che vi ho detto presiedeva tutto, cioè la grande rotazione intorno al cosmo. In questo modello è il 3 però che definisce l'organizzazione spaziale del sistema. Dopo il 3 vi è il 4, che sono i quattro elementi. I quattro elementi sono importanti perché nell'idea, quantomeno per quanto ci hanno tramandato in maniera molto razionale i greci, i quattro elementi sono il fuoco, l'aria, la terra e l'acqua. Questi elementi avevano delle sedi. Il punto di origine del tutto pensavano fosse in alto, la vetta all'infinito dell'asse del mondo. Lì c'era il fuoco primordiale. Il fuoco era prerogativa dell'alto. Fra il fuoco che era l'alto e la terra che era la terra, c'era l'aria, evidentemente. Aria, terra e poi l'elemento infero per eccellenza, l'acqua. Nella liturgia, molto probabilmente, vi era anche rispetto di questo. Se io voglio ritualizzare, svolgere un rito rivolto alle divinità celesti, preferibilmente accendo un fuoco piuttosto che verso sangue,
o verso un liquido. Il liquido è infero, il fuoco è aereo. Mi direte, ma nella percezione comune però l'acqua è infera, ma l'acqua pur cade dal cielo quando piove, no? E così il fuoco è aereo, però è esperienza comune nelle zone vulcaniche riconoscere fuoco che esce dalla terra. Anche qui, attenzione, è il discorso che ho fatto prima, gli antichi guardavano il trend. Certo, nella creazione tutti gli elementi si sono miscelati. La loro natura è di provare a tornare sempre nella loro sede originaria. Per cui il fuoco sì è anche sottoterra, ma infatti cerca sempre di uscire, di salire verso il cielo. L'acqua sì è anche in cielo, ma sempre cadrà per tornare nella sua dimensione. Allora questo è molto importante, perché molto probabilmente nella ritualità vi era una particolare attenzione a usare un elemento piuttosto che un altro in relazione al tipo di rito. I tre altari dovevano essere quindi un altare più alto che guardava il cielo. Guarda sempre lì, sì. Perché quando viene fuori il sole è da lì che deve venire fuori. Io finché non sento un gallo che canta. Il gallo che canta! Non ci sono qua. Abbiamo un celta, lo possiamo far cantare. No, ma un po' di origalli a cantare. Però vorrei che non ci sono. Non ci sono galli. Si sentì un bel chicchirichì. Allora, dopo ci siamo fatti. No, dobbiamo organizzare. Scusate, fra il pubblico c'è un gallo cedrone? Abbiamo un gallo boico. Un gallo boico. È anche giovane, canta, che gallo, forte. Canta ancora. Non canta. Abbiamo il gallo. No, però ecco, sì, il professor Cintarelli. Perché ne parla? No, anche perché... Guarda lì. La dottoressa De Santi si è terrorizzata dalla numerologia. Perché tu hai cominciato. Prima c'è l'uno, poi c'è due, poi c'è tre, poi c'è quattro. Ma i numeri sono tanti. No, perché poi si può fare tutto, però noi qui abbiamo un momento. Sì, sì. Allora, però, se tu parli guardando lì, sai esattamente quando devi dare il via al nostro professore, Pietro Malaguzzi, che deve. Ah, beh, dov'è Pietro Malaguzzi? È lì. Oh, professore. Ecco, no, stavo venendo al punto. No, ma Paolo, mi ha interrotto in un momento importantissimo, dove mi ricollegavo al professore. Stavo aspettando. No, stavo dicendo, noi vedremo tre altari, uno A più in alto, proprio fisicamente più in alto, era probabilmente l'auguraculum, dove si è svolto un rito auspicale guardando i mediatori celesti, cioè gli uccelli. Un altare più in basso era legato al mondo terreno, non a caso su quella diagonale che vi ho detto, in questo caso del solstizio d'inverno, è la stessa diagonale di questo altare, e poi vi è un altare con un profondo pozzo, certo è la comunicazione col mondo infero, quindi vi è il sopra, la terra di mezzo e l'altare verso il basso. Gli elementi, dicevano, un'importanza fondamentale, le fonti dicono che l'augure svolgeva liturgie e forme di divinazione anche abbastanza misteriose e complesse, però una caratteristica era quella, per esempio, di usare i verba concepta, cioè l'uso della parola e dei fiati e della musica. Se l'aria è il grande mediatore celeste tra terra e fuoco che sta in cielo, è chiaro che possiamo immaginare al momento culminante del rito augurale di chi guardava il sorgere dell'astro, nel momento emozionale in cui l'astro tocca quell'orizzonte e quindi si apre il cancello del cielo che unisce i mondi, e quindi quello è il momento in cui si può comunicare con le divinità e quindi si può divinare. Cioè l'uomo può cogliere segni mediatori solo in quell'istante, beh, possiamo immaginare che in quell'istante preciso venisse usato uno strumento a fiato, molto di tono basso, sta pensando come fare il tono basso, infatti la sacca non è una frambusa della prostata. Tutto concentrato al tono basso. Voglio stringere la mano. La prostata, scusate. No, lo guardavo, sembrava la prostata.
però è una cosa molto curata. No, però dobbiamo adesso, scusate. No, ma in realtà noi siamo felici di essere qui, è giusto che stiamo allegri. È vero, perché poi ci sono quelli che le pigliano le cose un po'. Comunque siamo andati dai massimi sistemi alla prostata. Ma perché? No, perché è denominato la prostata? La prostata è infera. No, perché? Esatto, bravissimo. È infera. Perché? Tutto torna, no? Noi possiamo anche immaginare. Allora, una forma di divinazione, vi dicevo, il volo degli uccelli evidentemente è. Il rito auspicale è una divinazione dei mediatori celesti. Esistono mediatori della dimensione infera. Allora, la ruspice, per esempio, operava sicuramente in una forma di divinazione che riguardava la liturgia della comunicazione fra terra e mondo infero. Analizzare gli organi interni degli animali, in particolare il fegato, significava interrogare le potenze infere sulla natura del luogo. Tenete conto che anche qui la cosa ha significati razionali molto importanti. Vitruvio dice che la ruspicina la usavano anche i latini e era normale per un romano, per poter stabilire se il luogo era adatto all'insediamento, cosa faceva? Prendevano animali stanziali, li macellavano e guardavano cosa? I filtri, reni, intestino e fegato. Allora, al di là della divinazione così misterica, è un modo semplicissimo per verificare in maniera certa se le caratteristiche naturali del luogo erano buone o cattive, perché i filtri potevano risultare corrotti nel caso non ci fosse buona acqua, nel caso non ci fosse buon cibo, o non ci fosse qualcosa di sconosciuto. Tenete conto che noi stessi sappiamo oggi che ci sono dei luoghi dove mettiamo casa, dove c'è un gas che è il radon, che è radioattivo. Ci sono luoghi dove c'è una fuoriuscita di radon che è radioattivo e non è un posto buono dove abitare. Allora, come facciamo? Mica possiamo girare con misuratori di radon. Gli antichi, in maniera empirica, pseudoscientifica ma molto semplice, guardavano gli animali stanziali. Se noi prendessimo oggi una ruspice e gli chiedessimo se a Bologna è un luogo buono da insediarsi, lui prenderebbe 2 o 3 gatti, guarderebbe il fegato e direbbe assolutamente no a Bologna, è un luogo pessimo dove insediarsi, perché troverebbe residui di ogni cosa. È un modo pseudoscientifico molto molto razionale. Io ci tengo sempre a dire che, attenzione, gli antichi non erano dei baluba, spesso ci sarà questa idea che avevano queste concezioni misteriche, irrazionali, legate alla magia. Noi oggi possiamo permetterci questi arbitri assolutamente irrazionali. Gli antichi, ogni azione che svolgevano era volta a una sopravvivenza necessaria. Noi abbiamo margini di sopravvivenza talmente ampi che ci facciamo dei voli veramente misterici al di là del normale. Ecco, gli antichi usavano la magia o queste forme di divinazione come pseudoscienza che aveva ricadute estremamente razionali per il vivere e per il sopravvivere in un luogo. Il suono è sicuramente, nel momento in cui il sole sorge, l'elemento mediatore del verbo, e il verbo è la voce, è la musica, è la trasmissione attraverso l'aria, quindi attraverso l'elemento di mediazione fra terra e cielo, che veniva lanciata come strumento della divinazione. Tutto con la prostata, sempre va. No, il suono, ci immaginiamo un suono basso, un suono di trombe basse, adesso abbiamo la cornamusa che va benissimo, no? Però sapete che il suono ha una particolarità. Platone, in un dialogo, gli chiedono: ma come mai tutti i corpi celesti si muovono? Ci dici che tutto si muove, ma noi sappiamo che i corpi, quando si muovono, fanno un rumore, cioè lanci una freccia, quella fa rumore. Perché tutto si muove nel cosmo e non sentiamo il rumore? Platone dice una cosa molto importante, dice: noi conosciamo non ciò che c'è, conosciamo ciò che in un certo momento è e in un certo momento non è.
concezione profondissima, tenete conto che la scienza è esattamente questo, la scienza studia solo le differenze tra i fenomeni. Platone dice: noi conosciamo il giorno perché si alterna la notte, siamo qui, no? Stiamo vivendo la transizione dal giorno alla notte. Conosciamo il giorno perché si alterna la notte. Tutto ciò che non si alterna, che non ha una dimensione ontologica differenziale, noi non lo percepiamo. Per cui dice: quel suono c'è, ma noi non lo conosceremo mai, non lo udiremo mai, perché quel suono è immanente. Noi siamo concepiti dentro quel suono, siamo nella pancia di nostra madre dentro quel suono, nasciamo dentro quel suono, viviamo dentro quel suono e moriamo, che è bellissima come idea. Cioè, noi conosciamo solo ciò che non è immanente. Per cui in Oriente cercano di trovarlo quel suono con la meditazione, arrivano all'om, che sarebbe il suono immanente che noi non sentiremo mai, ma che attraverso la meditazione riusciamo a rappresentare. Allora immaginiamoci un po' quel suono come la rappresentazione di questo suono di fondo che attraverso il rito, attraverso la concentrazione e attraverso l'unione dei mondi rappresenta finalmente la percezione di ciò che c'è ma che noi non avvertiamo. Il sole sta per sorgere e il suono. La scelta del cornamuso, se posso permettere, è estremamente indovinata, anche perché non essendo uno strumento che richiama chiaramente le tradizioni né etrusche né antiche, però parliamo di uno strumento che è uno fra i più antichi al mondo. Prima della cornamusa esisteva solo il flauto, l'aulos, no? La cornamusa è una forma, è un'evoluzione di tutto questo. E questa forma di cornamusa che è stata creata, inventata in Scozia, portata in Scozia, quello che sia, comunque ha una caratteristica molto particolare in queste condizioni, quella di avere un suono calibrato, sentirete il bordone di base, su quella che alcuni dicono, la riporto come la dicono senza prendermi la responsabilità, essere la frequenza base dell'universo. Allora, posso dire? Esatto. Posso dire, allora siamo in sintonia cosmica. C'è la prostata che. Allora scusate, ecco, bisogna presentare il maestro Pietro Malagutti, ecco. Ho voluto suonare apposta questo brano. Le cornamuse scozzesi hanno due repertori, uno che più o meno credo conosciate tutti, che sono le marce, marcette, balli, cose diciamo, canti popolari. L'altro che è questo, che è la musica classica per la cornamusa, si chiamano pibroch in gaelico,
sono brani abbastanza non facili da ascoltare, anche perché sembrano abbastanza ripetitivi, però hanno un loro valore, a mio parere, abbastanza ipnotico. E sono diciamo quella che viene considerata la musica più antica, più tradizionale per la cornamusa. Questo brano in particolare l'ho voluto fare, l'ho voluto eseguire perché si chiama I Campi d'Oro, Field of Gold, quindi è quod melius, insomma, no? Come si dice. Grazie ancora per l'ascolto. Il rito, di fatto, che cos'è? È quella sensazione che abbiamo vissuto. È di fronte a un'esperienza incognita, a qualcosa che è accaduto a qualcuno in un certo luogo e in un certo istante, il rito è l'emulazione operata da più persone, che prevede la simulazione di ciò che accadde, quindi darsi un appuntamento insieme in un certo luogo, in un certo istante, svolgendo operazioni liturgiche che rappresentino ciò che accadde allora, questo per provare, simulando quella situazione, a riprovare insieme una percezione che tutto sommato non è razionale ma è incognita, collettiva, di ciò che accadde. Cioè il rito è un'emulazione di circostanza, dove non sapendo, non potendo aggrapparci ad aspetti fenomenologici, ma di sostanza, di essenza, di compressione emotiva, si riproduce collettivamente quella circostanza. Non so se è vero, l'abbiamo provato a un certo punto, era il senso di darci questo appuntamento, di dire ci vediamo in quel luogo, in quelle ore, in quell'istante, con questo suono, capito? Questo è, e quindi è in questo essenziale quello che abbiamo fatto. E direi che questa necropoli richiama un po' all'idea che fu egizia della divisione tra tombe regali, le tombe dei faraoni e le tombe dei funzionari, no? In Egitto anche lì c'era un modo di intendere la struttura sepolcrale riferita agli oggetti celesti, in emulazione al sorgere e al tramontare dei corpi celesti, dove però c'era una distinzione che troviamo probabilmente anche qui. Nelle tombe dei funzionari, nelle mastabe, noi troviamo delle strutture con una falsa porta, e immaginiamo questa quindi come una falsa porta, cioè come una porta simulata, rappresentata, cioè non una vera apertura, la cui funzione simbolica è quella di consentire all'anima del defunto di uscire dal sepolcro. Queste mastabe erano orientate generalmente con la falsa porta verso est. Perché? Perché l'analogia che si creava non coi faraoni ma coi funzionari d'alto rango era quella del risorgere e tramontare del sole, quindi idealmente l'anima doveva poter ogni giorno risorgere come il sole per poi tornare nel suo sepolcro. Qui abbiamo un sepolcreto in zona, adesso vi ho detto diagonale solstiziale invernale, però è verso sud-est, quindi in un certo senso sono i rinascenti, pensando al mondo egizio, e sono coloro che sono più legati al moto del sole, e non a caso hanno questo simbolo dell'uovo, che è il simbolo di rinascita. Il faraone invece
al faraone era destinata una sepoltura il cui riferimento astronomico erano le stelle cosiddette imperiture, cioè era la polare e le stelle circumpolari, che sono quelle che non tramontano mai. Al faraone era destinato era rivolto un destino celeste, addirittura non di rinascenza, ma di permanenza, immortalità, imperitura. E quindi abbiamo strutture orientate verso la polare o verso le circumpolari. Anche in questo caso noi abbiamo comunque un sepolcretto a nord. Quindi abbiamo questa differenza di sepolture che potrebbe riferirsi anche a questo tipo di concezione. In questa concezione di città, cioè qui attenzione, perché qui nasce l'idea di città, no? Cioè la città prima non era una vera città, intesa in senso moderno. Ora, dice in senso moderno, cosa significa la città in senso moderno? Allora, noi ci siamo dimenticati, e tenete conto che nella storia dell'umanità il dramma dell'uomo è che per sua natura, ma probabilmente per ragioni biologiche, noi siamo delle macchine programmate per dimenticare, perché forse i nostri dolori sarebbero troppo insopportabili. Questo è un grande problema nella storia dell'umanità. L'uomo dimentica e deve continuamente ricordare, no? Forse il compito di noi archeologi è proprio questo, obbligarvi a ricordare ciò che siamo stati. Quindi siete doloriferi. E perché siamo stati? Vi faccio notare una cosa. Questa idea di città è la prima vera idea di città. Perché la città così concepita deve avere, oltre che la città dei vivi e la città dei morti, deve avere anche una sorta di città nascosta sotterranea che protegga, è una sorta di rete sotterranea che qui noi troviamo in un'espressione ancora metaforica nei cippi seppelliti, no? Però quella è una rete metaforica che deve proteggere dal contatto col mondo infero. Questo concetto è l'origine della città sotterranea che effettivamente ci protegge ancora dal mondo infero, che è il sistema fognario. Il sistema fognario, oggi noi lo intendiamo razionalmente, dice certo è la fogna, no? Tutto va giù, ma dovete capire che è stato concepito ritualmente in città come queste. Tenete conto che quando l'uomo si è dimenticato di questo valore sacrale, di questo rituale, e della necessità di avere una rete magica, in senso sempre razionale e pseudoscientifico, il mondo infero è entrato in contatto col mondo terrestre, provocando gravi problemi. Nel Medioevo la crisi dei sistemi fognari ha generato grandissime epidemie di peste. Per capire quello che dicevo prima dell'emulazione, del rito come emulazione, come pseudoscienza su aspetti incogniti, pensate che dopo la grande peste, le ricorrenti stragi che hanno dimezzato la popolazione europea, si sono adottate delle misure rituali su aspetti incogniti, perché non si sapeva bene da cosa derivasse, no? la peste, però si era capito per esempio che chi dormiva su lenzuola bianche era meno attaccato dalla peste di chi dormiva su lenzuole scure. Da lì è nato un rito inconsapevole che vi rivelo oggi, e io stesso non lo sapevo, ma probabilmente non lo sapete il perché neanche voi, ed è quello del corredo. Cioè si stabilì che bisognava creare una tradizione rituale che era quella di fissare nel bianco, nel color bianco, le lenzuola e tutti quei tessuti che più erano sensibili, insomma, e vicini al nostro corpo. Tanto da decidere per tradizione di tramandarselo di madre in figlia. Perché questo? Perché oggi sappiamo la peste veicolata dalla pulce del topo, pulce nera, che per istinto non sta sui tessuti bianchi, ma sui tessuti scuri, per ovvie ragioni, no? Di mimetismo. Per cui, senza saperlo, si era notato però questo, e noi abbiamo adottato questa tradizione che abbiamo ancora.
Quindi sappiate che noi ancora in questa tradizione svolgiamo un rito che è legato a un problema di crisi della città infera che è stata inventata qui. Ma vi faccio un altro esempio della peste. Per ricostruire la divisione tra le forze infere e la città terrena si usarono degli antagonisti del topo, cioè i gatti, quindi è il periodo della grande introduzione dei felini nelle città. Ma, guarda caso, capiamo, anche questo forse per la prima volta, perché il gatto nero si dice porti sfortuna. Se l'ho relazionata a quanto vi ho detto prima, lenzuolo bianco, lenzuolo nero, la pulce va sul nero, il gatto è sì antagonista del topo, ma il gatto nero è a rischio di pulce nera. Quindi si è instaurata questa tradizione che il gatto nero porta sfortuna, senza spiegare perché. Vi faccio un altro esempio di tradizioni che fanno parte di un nostro substrato culturale di cose incognite. Cioè noi possiamo rispettarle ma non sappiamo perché. Sapete perché, e questa è una cosa recente, sapete perché si dice che quando si pesta una cacca si è fortunati? Cosa che tutti noi stiamo... Ecco, per esempio, Gambari se pesta una cacca con queste scarpe non so se si considera molto... Soprattutto d'estate quando abbiamo i sandali. Tutti ci siamo chiesti, ma chi ha inventato sta... No? Beh, è una cosa questa recentissima, non so se lo sapete, che il pestare una cacca porta fortuna è una cosa che deriva dalla prima guerra mondiale e dalla prima introduzione dei campi minati. Siccome il soldato si trovava di fronte a queste incognite del campo minato, beh, in un campo... Se c'erano cacche di mucca, vuol dire che avevano pascolato le mucche e il campo minato non c'era. Per quello pestare una cacca di mucca porta sfortuna. Diciamo che non porta sfortuna. Per dire come, senza saperlo, no, noi viviamo di tradizioni che però hanno una radice proprio di un'emanazione rituale, cioè si tramanda un sistema che senza sapere a cosa è riferito comunque ti salvaguarda. Per dir l'ultima, uno dei grandi problemi dei nostri tempi è proprio che dimentichi di questa città così attenta all'armonia fra cielo, terra e mondo sotterraneo, noi con la civiltà industriale stiamo creando una nuova cosmogonia, perché stiamo, senza porci nessun problema, prendendo dal basso cose, le buttiamo in aria, dall'alto ci ricascono in basso, cioè stiamo miscelando cose che gli antichi tenevano ben stratificate ognuno nel suo mondo, e questo crea grossi problemi. E oggi, quando noi non riusciamo a smaltire i rifiuti, facciamo i cassonetti differenziati. Ecco, in futuro, invece di fare i cassonetti per tematismi, pile, plastica, carta o vetro, dovremo averne solo tre: mondo infero, mondo terrestre e mondo aereo, perché il problema dell'inquinamento è mischiare elementi che non devono essere messi in comunicazione, ognuno deve stare nel suo mondo. Vedi il petrolio, che più infero di quello non c'è, e quindi sarebbe meglio lasciarlo dove è. Bene. Thank you.